il 13 novembre del 1986, l'apertura dei telegiornali è dedicata agli sviluppi degli incontri avvenuti circa un mese prima tra Reagan e Gorbaciov a Reykjavik, in Islanda, e alla missione, fatta dallo stesso Reagan qualche settimana prima, della vendita di armi illegali all'Iran, il cosiddetto Iran Gate. Poi a un certo punto, a metà dei titoli, ecco apparire il volto rugoso di un'anziana signora. L'archetipo della vecchia nonnina, con i capelli argento accrocchiati, un sorriso dolce e gentile, e due profondi occhi azzurri in cui si può intravedere fredda determinazione e una specie di velata malinconia. E poi i titoli mi sono impressione. Il grande successo per la scienza italiana, assegnato il premio Nobel per la medicina alla torinese Rita Levi Montalcini. Rita Levi Montalcini. Chi è? Chi la conosce? Cosa ha fatto per prendersi il Nobel? Oggi le prime due domande non se le farebbe più nessuno, ma la terza secondo me se la farebbero ancora in molti, d'altronde è un po' perché la cultura scientifica in Italia non è così estesa. Quanti saprebbero dire perché hanno vinto il premio Nobel per la medicina Salvatore Luria nel 1969 e Renato D'Ulbecco nel 1975? Pochini, eh? Ma un po' forse anche perché la figura della donna scienziata in Italia non è ben compresa e forse nemmeno accettata. Oggi non si può dire, non è di moda, no. Ma nel 1986 non si fanno mica di questi problemi, no? Luria e D'Ulbecco, anche se nessuno sa un tubo di cosa hanno fatto per vincere il Nobel, in quanto uomini hanno una specie di diritto di cittadinanza in quel consesso di grandi menti che il volgo pensa debbano essere gli scienziati che hanno vinto il Nobel. Hanno anche la faccia giusta, non da scienziato matto un po' alla Einstein, ma un volto rassicurante da buon padre di famiglia, fronti spaziose, pochi capelli, che significa studio e applicazione, e il viso tranquillizzante di chi sa, di chi c'è. Ma la Montalcini, con quei capelli da nonna papera, quel sorriso tutto storto, un fisico di impressionante magrezza che dà un'idea di instabilità, di incertezza, fa tenerezza, fa simpatia, stop. Oh, se dicono che è brava, vabbè, ma sarà brava davvero? A me non mi ispira tutta sta fiducia, È solo perché è italiana che ne parlano al TG. Se fosse danese o guatemalteca, non si raffiderebbero neppure. Se vedessimo la sua foto, noi ci rideremmo su. E ci stupiremmo nel sapere da quanto tempo lei meritasse questo premio. Nel sapere quanto lavoro, quanta abnegazione, quanta fatica e passione c'è dietro. Ma anche quanta leggerezza, quanta bellezza. Ci stupiremo nel sapere che Rita ha lavorato spesso all'estero, non cervello in fuga, ma di sua spontanea volontà, fianco a fianco con scienziati a cui noi non oseremmo nemmeno rivolgere la parola e a cui invece lei dava tranquillamente del tu. Ci stupiremo del fatto che i due altri premi Nobel per la medicina italiani prima di lei, cioè Luria e D'Ulbecco, erano suoi carissimi amici, compagni di università, di avventura, di sogni, che lei ha aiutato nei loro studi, così come loro hanno aiutato lei. D'altronde, fanno sempre questa impressione nel mondo maschile e patriarcale le donne che non si nascondono, che non accettano di recitare una parte che viene data loro da qualcun altro, siano essi il padre, il marito o la società. La guerra deriva dalla tendenza passiva ad accettare gli ordini, specialmente quando vengono da un'autorità. Sin da piccolo il bambino, per un periodo molto lungo, è sottoposto all'autorità paterna, materna, poi degli insegnanti e infine è obbligato a seguire gli ordini dei capi del paese dove vive. C'è in lui connaturato questo bisogno di accettare e questo conformismo, che possiamo anche chiamare vigliaccheria. La maggior parte degli uomini non è cattiva, ma è portata all'accettazione. Questo ha portato a genocidi in passato, continua a farlo e lo farà in futuro. È un venerdì luminoso, quello del 19 settembre 1947. La guerra è finita da un paio d'anni, ma tutto intorno è ancora macerie.
soprattutto miseria. Il futuro è tutto da costruire, ma è pieno di incertezze, dubbi, domande. Ce la farà l'Italia a rialzarsi? Riusciremo a vivere insieme e in pace dopo 2 anni di guerra civile? I boogie-woogie portato dagli americani, che ha impreziosito le prime estati post-belliche facendo roteare giovanotti e signorine in pose che fino a pochi mesi prima sarebbero state giudicate quasi oscene, non aiuta a dissipare i dubbi. Al porto di Genova c'è all'ancora una nave passeggeri polacca. Si chiama Sobieski in onore del re che 300 anni prima ha salvato Vienna dall'invasione dell'Islam. Durante la guerra ha operato come nave trasporto truppe in scenari esotici come Dakar, Singapore, Madagascar. Da qualche mese è attiva sulla rotta Genova-New York. Una volta al mese porta negli States italiani che cercano fortuna. Di sicuro non turisti. Quel giorno la nave è in partenza. E fra i suoi passeggeri ha anche 2 assistenti universitari dell'Istituto di Anatomia dell'Università di Torino, Rita Levi Montalcini e Renato Dulbecco. Dulbecco è felice come una Pasqua. Il suo grande amico, Salvatore Luria, lo ha invitato a Bloomington, nell'Indiana, per fare insieme ricerche sui virus. Salvatore, con grande lungimiranza, è andato in America prima della guerra e infatti è già professore, mentre Dulbecco e la Montalcini traccheggiano nell'Italietta post-bellica in cerca di un momento opportuno, che sembra essere arrivato. Almeno per Dulbecco, che esaspera la sua innata simpatia raccontando una barzelletta dopo l'altra a una accigliata Montalcini che vede il molo allontanarsi lentamente, il mare farsi più scuro e uniforme con un misto di tristezza e malinconia. Che cos'hai, Rita? Niente, Renato. Niente. La ritrosia sabauda non fa sgorgare le lacrime, ma non c'è bisogno di tirar su col naso per capire che qualcosa non funziona. Rita, non mi freghi. Ti conosco perfettamente e so che c'è qualcosa che non va. Ma non capisco cosa. Andiamo in America, Rita. In America. Dovremmo fare le capriole. Questo è un treno che passa una sola volta nella vita e noi ci siamo su. E tu cosa fai? Guardi fare dallo blos sospirando. Tu hai diritto di fare le capriole. Vai da Salvatore, un tuo amico, a fare ricerca in un campo che lo vedrebbe anche un bambino, ha enorme futuro. E continui a dire che vuoi restare in America. Ma io vado a St. Louis per 6 mesi, forse un anno, a lavorare con un perfetto sconosciuto, sapendo a malapena dire in inglese buongiorno e buonasera, e a fare ricerche sulla neuroembrologia che non so dove porteranno, perché mi sa che interessano soltanto me e il professore che mi ha invitato. E anche se dovessi cavarne qualcosa, e dubito molto, non potrei mai trasferirmi laggiù. Tu sei sposato, tua moglie ti raggiungerà ovunque tu sarai. Potrei mai vedere invece mia sorella e mia mamma lasciare Torino per chissà dove in America. Cosa dici, Rita? I tuoi studi sono importanti, il professor Levi addirittura ti ha fatto da assistente. Capisco le malinconie, ma non capisco i tuoi dubbi. Ma quanta acqua tra me e voi. Per 12 giorni e 12 notti il piccolo Sobieski ci ha sguazzato dentro. E quell'acqua che aumentava sempre la nostra distanza mi metteva un grosso nodo in gola. E Dulbecco faceva gran fatica a comunicarmi qualche briciola della sua felicità per controbilanciare la mia malinconia. Ieri sera, in un tramonto stupendo, ci sono venuti incontro i grattacieli e la Statua della Libertà illuminata. Arrivando si ha veramente l'impressione di vedere il castello di Kafka e ci si sente piccoli piccoli e un po' soli. Vedrai, Rita, vedrai. Diventeremo famosi. E tu perfino più di me. Dulbecco abbraccia l'amica, ma lo fa in realtà solo per consolarla, perché anche lui è abbastanza pessimista. Il campo di studi in cui si è inerpicata Rita, infatti, è molto affascinante, ma è privo di strumenti e metodi adeguati. La neuroembriologia, cioè lo studio dello sviluppo del sistema nervoso degli embrioni.
È una giungla primordiale in cui chi entra rimane incantato, come vedere piante, arbusti, sottobosco, tutti intrecciati. Ma ci vorrebbe un macete per districarsi. Edita ha solamente un coltellino, per giunta mal levigato. Ci è arrivata per caso a questi studi, grazie a una ricerca commissionata dalla Clinica di Salute Mentale e Nervosa dell'Università di Torino. È uno studio condotto nel 1939 sullo sviluppo del sistema nervoso negli embrioni di pollo. E grazie, soprattutto, a un articolo di Victor Hamburger, assistente di Spemann, biologo tedesco vincitore del premio Nobel nel 1935. Osservando embrioni di pollo a cui era stato tagliato un arto, e non chiedetemi come si faccia a tagliare un arto a un embrione, Hamburger nota che intorno al moncone ci sono pochissime cellule nervose. Il suo maestro aveva ragione. Niente arto, niente fattore organizzatore, cioè la scintilla che differenzia le cellule, niente cellule nervose. Levi Montalcini ci si appassiona a questi studi, tanto che nonostante la guerra appronta un vero e proprio piccolo laboratorio nella sua camera da letto di Torino. Non ha bisogno di tantissimo. Il pezzo più importante è un microscopio binoculare che viene ordinato da lei stessa alla ditta Zeiss di Milano. Ci va proprio lei, Rita, a prenderlo il 10 dicembre del 1940, a guerra iniziata da 6 mesi. Gli mettono il microscopio in una cassa gigantesca che lei riporta a casa tutta contenta, ma arrivata alla stazione di Torino incontra 2 carabinieri che le intimano di riaprire la cassa perché si insospettiscono, potrebbe esserci dentro del cibo comprato alla borsa nera. Rita sbianca, ebrea. Se dovessero contestarle qualcosa passerebbe un brutto quarto d'ora. Ma i 2 carabinieri, quando vedono quel robo gigantesco, non sanno neanche di che cosa si tratta, per cui le dicono di bruscamente di chiudere la cassa e di riportarla a casa. Il microscopio viene messo con tutti gli onori nel posto centrale del laboratorio. È intorno c'è un piccolo termostato che funge da incubatrice, aghi per cucire che fanno da bisturi, pinze da orologiaio, forbici oftalmiche e anche una cassettina di legno che le fa appositamente il fratello architetto con 2 buchi davanti, così lei riesce a mettere dentro le braccia e le mani e per poter operare alla temperatura uniforme di 38 gradi. Il laboratorio viene posto contro la finestra del giardino e a fianco 2 tavolini e una credenza in modo che si possano riporre i preziosissimi vetrini. La porta chiusa e la madre fuori a vegliare. Shhh! Rita sta operando. Nessuno può entrare. Nessuno, tranne il professor Levi, che appena ha saputo che la sua ex allieva sta facendo questo tipo di esperimenti, si autonomina d'imperio suo assistente personale. Solo che con la sua goffaggine spesso rovescia un po' di cose. Ecco. 2 anni dopo, la vita a Torino è diventata impossibile per i continui raid aerei. La famiglia Montalcini decide di trasferirsi in un caseggiato nell'Astigiano. Ma Rita non demorde. Nella grande sala comune, tra il divano e la cucina, posiziona il suo laboratorio. E va anche meglio che a Torino, dove è diventato quasi impossibile trovare uova. E in campagna, invece, è tutto più facile. Ogni giorno inforca la bici e va dai contadini e prende le uova. E facendo finta di niente, chiede anche quali siano quelle fecondate e quali no. Poi torna a casa, prende le uova fecondate, le apre, tira fuori l'embrione, lo mette sul vetrino e con la parte rimanente la butta in padella e cuoce frittate su frittate che dà da mangiare agli ignari familiari. A tutti, tranne che al fratello, che si accorge dei maneggi della sorella, per cui decide con garbo ma con decisione di non aderire a questa dieta iperproteica. Anche noi, come se avesse accettato, eh? Dopo febbrili esperimenti, Rita arriva a un'osservazione molto interessante. Non è mica vero che non esiste il fattore organizzatore. Anzi,
Le cellule nervose ci sono tutte quante belle belle in fila indiana, vanno esattamente nel posto in cui dovrebbero andare. Solo così trovano il moncone, non c'è nulla. Per cui come lemming che arrivano al bordo di una scogliera e poi si gettano giù ammazzandosi uno sopra l'altro, fanno lo stesso le cellule. Ci distruggono. Rita vorrebbe scrivere quello che ha visto in un articolo, ma non può mica. È ebrea e nel 1942 deve essere contenta anche solo di essere viva e vegeta. Per cui manda le sue osservazioni ai redattori belgi dell'Archive de Biologie, che lei ha conosciuto a Bruxelles nel 1939 durante un incontro di studio, che infatti pubblicano l'articolo. La guerra finisce e l'articolo non cambia nulla nella vita di Rita. A nessuno sembrano interessare le sue osservazioni. La neuroembriologia è un campo troppo ristretto, troppo specialistico per attrarre studi o finanziamenti, e i risultati stessi sembrano di poca utilità pratica. La giovane ricercatrice quasi va in depressione e accetta il ruolo di assistente del professor Levi, reintegrato alla cattedra di anatomia dopo le follie anti-ebraiche. Non le va neanche tanto male. È donna, ha poco più di 35 anni, è adorata dal suo mentore, insegna biologia e a volte può continuare a fare qualche esperimento, anche se non sa bene perché li fa. Si mette il cuore in pace, farà carriera universitaria e anche se la sola idea le mette ansia, si sposerà e magari avrà anche dei figli. Insomma, diventerà quello che in quanto donna le viene richiesto dalla società: moglie, madre, maestra. All'occorrenza, ogni tanto, andrà in laboratorio a giocare con le uova. Tirerà fuori embrioni senza buttare in padella il rimanente e li osserverà al microscopio con occhi che le si riempiono di lacrime. Ma il diavolo è nei dettagli. In una tiepida giornata di primavera del 1946, il professor Giuseppe Levi convoca Rita Levi Montalcini d'urgenza nel suo ufficio. Rita, quando arriva, lo trova con la faccia cupa, quasi minaccioso, e comincia a tremare. Avrò sicuramente sbagliato qualcosa, pensa, però tornando con la mente ai comportamenti delle settimane passate non trova niente fuori posto. Si siede tutta tremante finché a un certo punto Levi le dà in mano una lettera da leggere. Era sulla scrivania, nella tensione Rita non se ne era neanche accorta. Rita la legge, è del professor Victor Hamburger. C'è scritto che ha letto l'articolo della dottoressa Levi Montalcini su Archive de Biologie e che si è stupito del fatto che la studiosa sia arrivata a conclusioni del tutto opposte alle sue. Per cui invita la studiosa per 6 mesi a lavorare con lui nei laboratori dell'università dove insegna, cioè la Washington University di St. Louis. Rita alza gli occhi basita. Al che il professor Levi finalmente può smetterla di fare il finto minaccioso e prorompe in un sorriso gigantesco da orecchio a orecchio. Rita, fai i bagagli! È la tua grande occasione! Ma professore, non saprei. Così, di punto in bianco. E poi mia mamma? Come farà? E lei, professore, i miei esperimenti? Anche Levi si alza minaccioso e prende un tomo gigantesco di anatomia dalla scrivania. Rita! Non provare neanche a rifiutare. Se no ti butto addosso questo volume e tutte le uova fecondate di Torino. Ecco perché è sulla Sobieschi, Rita Levi Montalcini. Perché un professore, allievo di un premio Nobel, ha letto un articolo di una giovane studiosa e anziché derubricarlo come è donna, è giovane, è pure italiana, ha chiesto di collaborare con lei. Magari per vedere che è lei che sbaglia e non lui. Ma intanto vuole lavorare con lei perché non si sa mai quello che può accadere. E lei non ci crede. Mentre piagnucola, lasciando l'Italia, pensando... 6 mesi. Sono solo 6 mesi. 6 mesi terribili, tra l'altro, perché anche se lavorerà con un professorone emerito, a nessuno gliene fregherà niente di quello che scopre.
6 mesi, forse 7, non uno di più. Poi tornerà. Mamma e pa mie, ancora in luna di miele? Sì, ancora e più che mai in luna di miele con i miei embrioni. Non mi stancherete di sentirmi parlare di loro. Ma se non lo dico a voi, a chi devo dirlo? Vi scrivo da casa, sabato sera. Fuori nevica, fitto fitto. Il mio grammofono suona degli stupendi dischi di Mozart e l'odore dei broccoli che bollono sul mio fornello si diffonde tiepido come l'odore di una stalla. Rita, da piccola, pensa che i maschietti l'abbiano vinta sulle femmine perché hanno la voce più tonante. Oppure perché sono bravi a fare gruppo, cioè che quando parla uno le femmine stanno tutte zitte. Lo dice perché vede il padre troneggiare sulla madre e lei non disobbedire mai una volta. Oppure perché lui scherzosamente, ma non troppo, le ripete le frasi che il grande Ermete Zacconi dice nella cena delle beffe. Tu mi ami, io ti adoro, ma ti spezzerò. O perché, crescendo, viene presa in giro dai cuginetti che asseriscono la totale supremazia del genere maschile. D'altronde, si è mai visto un genio della storia donna? Sono tutti uomini. Leopardi, Leonardo, Beethoven, Newton. Sì, ma Saffo? Ma Saffo. Saffo ha fatto 4 frammenti in croce. Michelangelo da solo ha dipinto la Cappella Sistina. Andiamo, non c'è storia. Crescendo si rende conto che il mondo non è poi così diverso. Per cui sviluppa un'avversione verso il genere maschile così genericamente tronfio e presuntuoso che, unito a una mancanza di autostima e una congenita timidezza, la fa isolare in se stessa nello studio matto e disperato che è l'unica sua fonte di gioia. Lo sa bene cosa si aspettano da lei. Lo sa perché ha dovuto litigare con il padre, non voleva farla iscrivere la medicina. Ha dovuto ascoltare le baggianate fasciste dell'uomo forte e della donna al lume del focolare. E ha visto che nessuno ha preso in considerazione le cose che ha scritto. Solamente colui che lei ha confutato. Non crede nemmeno per un minuto a tutti i complimenti che in 2 settimane di traversata oceanica le riversa addosso d'un becco. D'altronde è un amico. Che cosa potrebbe fare? Quando mette piede alla Washington University, Rita osserva una scena molto particolare. Alcuni giovani studenti sono all'aperto su un prato ad ascoltare la lezione di un assistente. D'altronde fa caldo, c'è un bel sole settembrino. Perché stare in un'aula fredda, buia e umida? Beh, perché non si è mai fatto, perlomeno non in Italia. E questa visione sciocca profondamente Rita. Non sa se le piace o non le piace questa totale mancanza di formalismo. Però poi nota una cosa. I ragazzi sono in camicia e cravatta, prendono appunti e fanno domande. Le ragazze sono in gonna lunga e golfino e fanno l'uncinetto. E questa cosa la indigna. Che senso ha la mancanza di formalismo se poi c'è una rigida contrapposizione fra i sessi? Tanto vale allora mettersi la divisa e dire signor sì, tanto non cambia niente. E con l'animo in subbuglio e la conferma dei suoi pregiudizi sul sesso maschile, che Rita si appresta a conoscere il professor Hamburger. Ti aspetta di trovare la solita gentilezza a cui è abituata, gentilezza algida, un sorrisetto impostato, con l'annessa alzata di sopracciglio. E invece si trova di fronte un Marcantonio bislungo alto 1,85 m che appena la vede le stringe la mano con grande entusiasmo. Parla in un inglese perfetto e finalmente Rita può capire bene, altro che le disavventure all'ufficio immigrazione o col tassista che l'ha portata al campus. Le dà la possibilità di andare a casa sua la sera, follia pura, invitandola a cena per farle conoscere la moglie.
si scusa per il fatto che non è riuscito a trovare in tempo una sistemazione adeguata, per cui la mette in una camera di un albergo a 5 stelle. Le rivela che l'americano del Midwest è un tipo chiuso, un po' antipatico. Lui ha fatto molta difficoltà abituarcisi. E poi con ironia civettuola le dice che non tutti sono contenti del suo arrivo. No, i maschi in quanto donna, le donne perché sono tutte innamorate di lui e temono che lei glielo voglia portare via. Rita esce dall'ufficio di Hamburger dopo un'ora annichilita. Hanno parlato di argomenti anche piuttosto futili effettivamente, ma non solo, anche di esperimenti, di scienza, di lavoro. Rita quella sera va a dormire più rinfrancata, anche se nel suo eterno pessimismo è convinta che dal giorno successivo sarà un inferno. Ma non sarà così. Rita lavora come una matta in quanto ricercatrice, spesso è solitaria, ma lei non ama fare amicizie, non è una che ha vita sociale, quindi le va bene così. E per questo però si meraviglia del fatto che i colleghi di dipartimento la invitino spesso fuori nei weekend, a gite lungo il Mississippi o lungo i corsi d'acqua che circondano St. Louis, dove non c'è nessuna distinzione né di ruolo né sociale. Nelle aule e anche fuori, lei non è la dottoressa Levi Montalcini, ma solo Rita. Una collega che è degna di rispetto semplicemente perché è lì. Così come degne di rispetto sono le domande che gli studenti pongono ai professori, le discussioni anche accese che avvengono lungo gli sterminati viali del campus o le aule delle palazzine dei mattoni rossi, dove a scontrarsi sono solo le idee e non chi le propone. Rita, che continua a scrivere lettere su lettere piene di ottimismo che in realtà nasconde la paura della lontananza, incomincia pian pianino a diradare i contatti. Torna in Italia per Natale, naturalmente, ma le sta stretto, vuole ritornare a St. Louis, tra i suoi amati embrioni di pollo. Ha le chiacchiere con Victor, come ormai chiama il professore che l'ha invitata, alle passeggiate serali lungo il centro di St. Louis e il fiume Mississippi, alle domeniche a Bloomington, che è lì vicino, per riabbracciare gli amati Luria e Dulbecco e sommergerli con la sua ansia. Non sono riuscita a conquistare gli Stati Uniti d'America e penso che sarà una grossa delusione per la patria quando dovrò smentire le aspettative. Mi rifugerò nelle vostre braccia e so che voi non mi rimprovererete le mancate vittorie. I miei studi non servono a nulla. Sono venuta qui per niente. Non lascerò niente della mia presenza. E gli amici a consolarla, prendendola in giro. Certo, Rita, certo. Aspetta che ti faccio conoscere il tizio che è all'ufficio qui a fianco, così con i tuoi occhi vedi la faccia di un premio Nobel. Rita ha sempre più bisogno di tutto questo. Altro che un paese come l'Italia, con i suoi conservatorismi tetri. Ma purtroppo il semestre volge al termine e con malinconia Rita si appresta a immaginare il ritorno alla normalità. Però qualcosa cambia gli scenari. Un giorno, mentre con stanchezza e distrazione sta lì a guardare i soliti embrioni di pollo, Rita nota una stranezza. Le cellule nervose non se ne vanno tutte in ordine seguendo traiettorie predefinite, ma si differenziano molto dopo la loro nascita, a seconda delle zone in cui finiscono. E poi se sono in più, semplicemente muoiono e arrivano altre cellule a eliminarle come se fossero dei becchini. Davanti ai suoi occhi stanchi appaiono le prime evidenze dei processi di neurogenesi. Forse non è proprio come si era sempre pensato. Forse non esiste una specie di Dio creatore che dice alle cellule tu fai questo e vai là e tu fai quest'altro e vai di là. Forse succede qualcosa di inaspettato ogni tanto. Forse è un po' più complesso di come si pensava. Forse ha scoperto qualcosa.
quasi urlando, va nell'ufficio a fianco dove c'è il professor Hamburger e gli ordina quasi di andare a vedere quello che ha scoperto. Hamburger guarda e sorride riguardando Rita. Rita, mi sa che avrai molti esperimenti da fare qui. L'Italia può aspettare. Rita continua fino a notte fonda a fare esperimenti su esperimenti, convinta di trovare qualche errore, qualche sbaglio, qualche inciampo. Ma no, non è così. È tutto vero. C'è molto lavoro da fare, ma soprattutto c'è il motivo per cui farlo. Ora sa perché è a St. Louis. Ora sa quello che deve fare. Tornata a casa, si versa un bicchiere di vino e mette sul giradischi una sonata di Bach, osservando fuori dalla finestra la neve che cade mulinando, e finalmente sorride, beata. Nella primavera del 1961 Rita atterra a Fiumicino. Non è più tempo di traversate navali, ormai è una scienziata famosa nel suo campo. Può permettersi voli transoceanici, anche se in classe economica. Ma non è mica stato così semplice. Dopo la scoperta quasi casuale di 14 anni prima, Rita continua gli esperimenti, finché un giorno distrattamente quasi Victor Hamburger e dice che un suo dottorando di ricerca, Hans Bücher, sta facendo degli esperimenti piuttosto bizzarri per noi comuni mortali. Ha preso due embrioni di pollo e in uno ci ha messo cellule tumorali maligne di topo e nell'altro un'ala in più. Così, per vedere quello che succede. Stranamente accade la stessa cosa. Le cellule nervose si moltiplicano. Beh, nel caso dell'ala in più, semplicemente perché c'è più da innervare, ecco. Ma nel caso del tumore, che viene minacciosamente circondato da legioni di cellule nervose, perché? Levi Montalcini si getta a capofitto nella ricerca e arriva a supporre che l'effetto non sia identico come appare. Quello che deriva dall'innesto di cellule tumorali, infatti, sembra provenire da un qualcosa di insondabile, come se le cellule tumorali stesse creassero una sostanza misteriosa in grado di moltiplicare le cellule nervose. Scrive questi risultati in una relazione che presenta la New York Academy, che viene accolta con totale scetticismo dall'ambiente accademico. La vita di una volta si sarebbe avvilita, avrebbe detto: metapina, dove sto sbagliando? Ma la Rita di oggi no, è combattiva, crede in quello che fa, per cui continua gli esperimenti e ne parla a tutti quanti dei risultati che ottiene, a tutti, ma soprattutto a un nuovo amico, Nando, un ricercatore cileno di elettrofisiologia che per oscuri motivi vuole assolutamente lavorare in neuroembriologia con Victor Hamburger. La cosa poi si rivelerà impossibile, ma nel frattempo Rita e Nando diventano inseparabili. Niente di sessuale, di ambiguo, eh? Nando è sposato e ha tre figli. Forse semplicemente la vicinanza di anime affini. Nando è l'unico in grado di ascoltarla e basta, senza controbattere. Ma al contempo la tira fuori dalla quieta normalità che lei si è autoimposta proponendo le gite in mezzo alla natura. O ascolti anche un po' più sofisticati rispetto a Bach. È con un sorriso che Nando accoglie i racconti tumultuosi di Rita, che continua a parlare. Poi dopo mezz'ora che parla, la ferma, si inserisce in una pausa e incomincia lui a raccontare la sua vita avventurosa. O quella notte in cui si è addormentato in una grotta e si è risvegliato con un piccolo vampiro sotto l'ascella che lo guardava grato per il tepore. E poi si alza e mette su un giradischi Die Winterreise di Schubert o un disco di un anonimo musicista barocco italiano che hanno conosciuto durante le loro scorribande nel loro negozio di dischi preferito in centro a St. Louis. Nando l'ascolta, la consiglia
A volte appare strano, quasi assente, e Rita ci rimane male quando accade. Ma quando c'è, quando è presente, è capace di guardarle dentro come nessuno ha mai fatto prima. Rita, io non capisco molto bene quello che fai, però tu hai l'approccio di un genio e l'entusiasmo di un bambino. Secondo me dovresti fare un salto di qualità. La fai facile, Nando. Dovrei andare a fare ricerca a Rio de Janeiro. La mia amica Erta Meyer ha messo in piedi un fantastico laboratorio. Ma come posso fare? Ma Rita mia, è semplice, dai. Vai da Victor e gli dici di chiedere all'università un finanziamento. Un finanziamento? Ah? Non me lo concederanno mai. Sono donna e dico cose su cui loro non sono d'accordo. Figuriamoci. Provaci. Guarda che noi maschietti non siamo mica tutti così ottusi come credi, lo sai? E incredibilmente il finanziamento viene ottenuto. Nel settembre del 1952 Rita sale su un aereo diretto a Rio de Janeiro con in mano una cassettina in cui dentro ci sono due topolini portatori di tumore. Rita li osserva dai forellini che ha fatto per farli respirare mentre sgranocchiano una mela per loro gigantesca. È una roba inconcepibile, oggi. Ma forse anche ai tempi. D'altronde, basta non dichiararlo alla dogana. E che cos'ha in quella cassetta, signora? Oh, niente, attrezzi da lavoro, così almeno non sto con le mani in mano. Un anno dopo, Rita torna da Rio de Janeiro con un test che comprova la sua teoria. Un test elegantissimo, formalmente, che però non risponde alla domanda fondamentale. C'è qualcosa che accade, qualcosa viene sprigionato. Sì, ma che cos'è questo qualcosa? Victor, è una reazione chimica, come l'odore delle rose. Per scoprire cosa sia, ho bisogno dell'aiuto di un biochimico. Ed ecco che entra in scena Stanley Cohen, che Rita per tutta la vita chiamerà semplicemente Stan. È un trentenne newyorkese dall'aspetto un po' trasandato. Arriva tutte le mattine in ufficio seguito dal cane Smog, ha in bocca una pipa e con la mano tiene una custodia dove dentro c'è un flauto che la sera tira fuori e incomincia a suonare così per rilassarsi alla fine del lavoro. Insomma, il prototipo dello scienziato un po' folle. Ma lui e Rita si intendono alla perfezione, fin da subito. Lui adora di lei la grinta, la tenacia, l'intuizione che la fa essere fuori dagli schemi. Lei apprezza di lui la noncuranza, la modestia, ma anche la serietà che mette nel lavoro. Lavorano come dei pazzi, Rita e Stan. Cercano di capire che cosa sia questo misterioso Nerve Growth Factor, come lo chiama Stan, NGF, abbreviato. È una proteina? È un acido? Decidono di iniettare veleno di serpenti che distrugge l'acido. Quindi se quella roba continua a essere viva e vegeta e lavorare, beh, significa che è una proteina. E qui accade l'impensabile. Non solo quella roba continua a lavorare, ma le cellule nervose intorno si moltiplicano all'impazzata, alla velocità della luce. Sta a vedere che l'NGF è dentro il veleno dei serpenti? Sì, è così. E ce n'è tantissimo. Tanto da riuscire a misurarne il peso molecolare e le proprietà. Nel 1958 si scopre l'NGF anche nella saliva dei topi e nel 1959 l'esperimento chiave. A caviette appena nate si inietta un antisiero che inibisce la creazione di NGF. Il risultato è che i poveri animaletti crescono con un sistema nervoso non sviluppato. È la prova provata che l'NGF è il fattore fondamentale per la crescita e lo sviluppo del sistema nervoso. Boom! E se fosse importante anche per l'uomo? E se potesse generare cellule nervose per chi soffre? E se è ancora troppo presto per la risposta a queste domande? Rita intanto racconta le sue scoperte in conferenze a cui la invitano in tutto il mondo,
dove naturalmente è l'unica donna non solo al tavolo dei relatori, ma proprio l'unica donna in sala, tanto che il presentatore dice «Lady and gentlemen». Poi Victor Hamburger la nomina professoressa di biologia alla Washington University. Così Rita può insegnare ai padri dei futuri boomer il suo metodo di lavoro, e cioè tanto studio, rispetto per le idee degli altri e nessun dogma. Perché per uno scienziato non esiste nessun dogma, ma solo un'altra isola da raggiungere. Nel 1960 il suo grande amico Nando muore all'improvviso. Il suo ottimismo vitalistico non ce l'ha fatta a farlo diventare qualcuno. Ed è caduto un po' dall'alcol. Rifiuta le cure. La moglie e i figli lo lasciano. E muore all'improvviso, infarto. Ha solo 38 anni. Lo trovano a letto con nelle mani la cornetta del telefono dopo un'ultima chiacchierata con Rita. Il dolore per lei è quasi insopportabile e si unisce ad alcune riflessioni che sta facendo ultimamente. Che cosa ci fa ancora lì? Ha una madre anziana e malaticcia, una sorella da cui è sempre sofferto stare lontana. Perché non ritornare nel paese dove è nata? Le offrono lavori in Israele, in Svezia, perfino in Australia. Le fanno ponti d'oro pur di averla. Ma lei accetta la richiesta del direttore del CNR, che è disposto ad aprire un centro di ricerca di neurobiologia apposta per lei. Sarà a Roma e non a Torino, questo un po' le pesa. Ma sarà in Italia. E poi può tenere la cattedra di biologia a St. Louis, per cui puoi fare avanti e indietro. Quando atterra a Fiumicino nella primavera del 1961, Rita è felice. È tornata da vincitrice. Tutto sta andando per il meglio. Ma non sarà sempre così. Nel 1983, Robert Walgate, in un articolo su Nature dal significativo titolo «L'ordine può scaturire dal caos», si meraviglia del fatto che i ricercatori italiani riescano a fare attività scientifica anche se immersi in un totale caos ambientale, finanziario e politico. Nel 1983, Montalcini ha lasciato già da 4 anni le redini del centro di neurobiologia da lei creato, dopo 18 anni difficili, tortuosi, a volte perfino drammatici. A lei fin dall'inizio è demandata non solo l'organizzazione totale di tutto il centro, ma anche ogni piccolo aspetto operativo, compresa la contabilità e il disbrigo della corrispondenza, cose che lei non ha mai fatto e per le quali dimostra quasi subito una totale disorganizzazione. Il CNR mostra di non avere nessuna strategia riguardo il neonato centro. I soldi per la ricerca arrivano col contagocce, sono sempre a breve termine e soggette alla volontà politica. Il laboratorio viene messo in un palazzo in pieno centro, vicino a Piazza del Popolo. Un palazzo preso in affitto, in cui ogni mese l'ufficio di igiene rischia di mettere i sigilli per paura che si usi materiale radioattivo. Inoltre non si può usare vigilanza, per cui i ricercatori devono fare 9-18, altro che le notti di esperimenti a St. Louis. Il gruppo di giovani ricercatori reclutato da Rita riceve stipendi da fame, senza nessuna garanzia di continuità. Al punto che un giorno Rita deve da St. Louis scrivere una lettera alla sorella pregandole di fare un prelievo in banca per pagare gli stipendi del mese prima che non sono stati erogati. E come se non bastasse, la squadra si adegua quasi subito ai ritmi blandi e ministeriali di Roma, facendo pause pranzo lunghissime o non facendosi vedere in ufficio dopo le 2. A partire dagli anni 70 il CNR mostra un totale disinteresse verso la neurobiologia in generale e verso il centro di Rita in particolare, che nel 1979, compiuti 70 anni, decide di tirare i remi in barca e lasciar perdere tutto. All'estero, dopo un'iniziale diffidenza, gli studi sull'NGF sono cresciuti fino a portare a scoperte sorprendenti. In Italia, che ospita chi lo ha scoperto, tutto è fermo.
tutto è bloccato. In attesa della firma di un decreto, l'avviamento di un governo amico. Di Sua Eccellenza, ha 10 minuti per vedere questa mia... Ho 70 anni. Ho faticato per una vita intera. Ricevo ogni giorno inviti per presenziare a conferenze all'estero, dove vengo trattata con tutti gli onori. In Italia, il mio paese, nessuno sa chi sono. Nemmeno chi lo dovrebbe sapere, almeno per ruolo, anzianità o grado. Sapete che c'è? Andate no, tutti... No. No. Rita Levi Montalcini, con la sua educazione e correttezza, una frase del genere non l'ha mai detta. Ma sono abbastanza sicuro che l'abbia pensata. Più volte. E che le sia tornata in mente nel novembre 1986, quando riceve una letterina da Stoccolma che dice che lei e Stanley Cohen hanno vinto il premio Nobel. Con una motivazione che è la summa del suo modo di vivere, pensare e lavorare. La scoperta dell'NGF nei primi anni 50 è un esempio affascinante di come un operatore accorto possa trarre ipotesi valide da un apparente caos. Oggi sappiamo che l'NGF, questa sostanza misteriosa che per la maggior parte di noi è ancora incomprensibile, è in realtà un fattore di fondamentale importanza nelle ricerche sulla cura di malattie come l'Alzheimer, la sclerosi multipla, alcune malattie della vista che possono portare alla cecità. Ricerche che la stessa Rita ha continuato, inaugurando nel 2005 l'EBRI, un centro che ancora oggi si occupa di neuroscienze. Non ho affrontato la vita come uno scienziato, ma come un artista. Nella vita la cosa importante è agire con la massima coerenza, aiutando il prossimo. Non è l'assenza di difetti che conta, ma la passione, la generosità, la comprensione e simpatia per il prossimo e l'accettazione di noi stessi con i nostri errori, le nostre debolezze e le nostre tare e virtù così simili a quelle dei nostri ascendenti e discendenti. A 19 anni non è sempre facile accettarsi. Almeno non lo era per me. A quell'età anche io sognavo timidamente di fare qualcosa di eccezionale. Più di tutto mi attraeva la dedizione agli altri. Io penso che solo i matematici, i fisici, teorici, dipende invece completamente dalla materia inerte e viva, che è l'oggetto altrimenti nasce in arte astratta, intellettuale, che rischia di perdere ogni connessione con il mondo, siano nella fortunata condizione di vivere in un mondo astratto che non ha bisogno di suggestione. Questa della è l'immortalità.